omonimo, New York è la città più popolosa degli Stati Uniti d'America, con i suoi circa 8 milioni di abitanti. La città è amministrativamente divisa in 5 distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. Il simbolo di questa immensa metropoli è la Statua della Libertà. Ogni anno, d'inverno ed estate, New York è letteralmente presa d'assalto da milioni di turisti che invadono strade, negozi, monumenti e musei. Il miglior distretto dove soggiornare per visitarla è senza dubbio Manhattan, dove si concentrano le attrazioni più note della città. Da qui, grazie alla metro e ai leggendari taxi gialli, si possono raggiungere tutti i luoghi di interesse. Io e mia moglie, avendo solo 3 giorni a disposizione, ci siamo concentrati principalmente nella visita di questo distretto, bypassando anche gli stupendi musei della città, dato che, data la loro grandezza, avremmo avuto bisogno di molti più giorni per visitarli. Ora inizia il nostro viaggio. Difficile trovare punti panoramici, infatti i grattacieli di New York offrono terrazze stupende, da dove si può ammirare l'imponenza di questa metropoli. Sono straordinarie, ma non sono nulla rispetto a quando dall'ultimo piano del grattacielo spunta la città di notte. È proprio adesso che gli occhi non sanno più dove guardare di fronte a tanto splendore e sembra veramente di essere dentro un film proiettato sul grande schermo. Infatti anche quando per la prima volta si va a New York, all'arrivo tutto è familiare, perché quei luoghi sono i set di centinaia di film con i quali siamo cresciuti. Lo stesso effetto si prova quando si vede Times Square, la piazza dove è sempre giorno. Non si poteva venire a New York e non mangiarsi un bel McDonald's.
Big Mac.